Ciao a tutte ragazze e bentornate in questo nuovo video. Il trucco che andrò a fare è un trucco abbastanza neutro ma elegante, perché stasera andrò al lavoro, quindi mi truccherò anche direttamente per più tardi. Io faccio la maschera a teatro, quindi comunque il make up non deve essere esagerato, troppo evidente. Mi tengo sempre su un tono neutro, anche se gioco un po' di più con le labbra. È un make up che può essere utilizzato in svariate occasioni e in questo periodo sto utilizzando la crema dermopurificante di Anthos, con la quale io mi trovo veramente bene. È una crema con estratti di olio di mandorle dolci, rosmarino, propolis e salvia. Devo dire che la consistenza mi piace molto, perché ovviamente essendo studiata per una pelle comunque mista, grassa, va appunto a opacizzare. La vado a mettere giusto un po' e poi la vado a stendere. Fatto questo, io mi trasferisco subito agli occhi, per far sì che nel caso che ci fosse, nel caso anche che non ci fosse la caduta di prodotto, la base resta perfetta, perché ovviamente viene fatta dopo. Quindi cosa vado a fare? Innanzitutto vado a pettinare le sopracciglia verso l'alto e poi vado con una matita e le vado allora a definire, ad aggiustare un po'. Dopo aver sistemato le sopracciglia, quindi dopo averle riempite un po', vado a ripettinarle sempre verso l'alto, di modo da rendere il tratto meno deciso. Fatte le sopracciglia, passo a uno step fondamentale per me, perché non dimentico mai di mettere il primer, e in questo caso utilizzo il mio quasi finito primer della Pupa. Questo è di Clio, infatti. E il mio, penso la colorazione sia unica, quindi lo prendo, lo vado a prelevare e lo vado a mettere sulla palpebra, su tutta la palpebra mobile e fissa, arrivando fin sotto le sopracciglia. Dopo aver applicato il primer, vado a togliere la discromia dalla palpebra, vado a renderla più luminosa, comunque, e vado a far sì, ovviamente, la cosa più importante, che l'ombretto si attacchi bene alla palpebra, abbia una performance più alta e abbia una lunga durata, ovviamente, non vada a finire nelle pieghette, insomma, tutte queste cose che già conosciamo bene. Io vado a prendere un pennello della Real Techniques, da precisione, e vado a prendere il mio correttore pescato della Bobbi Brown, il colore Dark Peach. Questo io lo vado a utilizzare per una correzione minima dell'occhiaia all'interno, nell'angolo interno, quindi vado leggermente con questo colore, lo tampono di modo da andare a togliere un po' quel colore scuro dell'occhiaia. Lo vado sempre a tamponare, non a sfumare, di modo da non muoverlo troppo. Dopodiché vado a prendere un correttore un po' più color carne e lo vado a mettere appunto sopra questo qui che abbiamo appena applicato. Fatto questo, siccome ho deciso, come vi ho anticipato, di fare un trucco abbastanza soft con colori molto molto naturali, i colori che io ho messo all'interno della palettina sono Tacco 12, che troviamo nella palette di Makeup Delight, poi abbiamo Butterfly, che è molto molto bello, non so se riuscite a vederlo perché sembra bianco, comunque è un vira un po' nel color carne, comunque molto chiaro ed è opaco, mentre quello di prima è leggermente brillantinato, se vogliamo, così. Poi abbiamo Nasette, che è questo nocciola molto caldo, veramente molto bello, e poi abbiamo Etoile, ed è veramente un colore illuminante bellissimo, illumina tanto, è cremoso, è pigmentatissimo. Poi non so se avete mai provato i prodotti di neve, ma io li trovo veramente molto validi, durano tutto il giorno, sono altamente pigmentati, veramente ottimi, ed hanno anche un buon prezzo, comunque un'ottima qualità prezzo. Vado a prendere il colore più scuro, che è appunto Tacco 12, e lo vado a mettere con questo pennellino. Ho 231 di Zoeva, vado a prendere il prodotto e lo vado a mettere all'interno della piega dell'occhio, in questo modo. Prendo sempre poco prodotto alla volta, di modo che posso dosarlo. Lo posiziono nella piega e poi vado a sfumare. Per una sfumatura più ampia
vado a prendere il 217 di MAC per sfumare appunto ulteriormente. E porto il prodotto verso l'esterno e verso l'alto. Allora ragazze, adesso procediamo con il colorare la rima inferiore dell'occhio e quindi andiamo con un pennello piatto questa volta, un pennello spezzato, sempre con tacco 12, vado a colorare l'angolo esterno dell'occhio e poi la rima inferiore, proprio attaccata alle ciglia. Vado a prendere glitz e lo vado a prendere con un pennello a lingua di gatto, questo tipo di pennello praticamente. Ok, vado a tamponarlo, quindi lo vado a prelevare tamponando e lo vado ancora una volta a tamponare al centro della palpebra mobile. Adesso un colore un po' più chiaro, Clementine, sempre di Nabla, che è questo bellissimo color arancio dorato, e lo vado a mettere questa volta nella prima parte dell'occhio, nell'angolo interno appunto. Anche questo è molto molto luminoso. Il pigmento è veramente bello e ci sono tutte pagliuzze dorate, come se fossero tutti brillantini dorati all'interno di questo arancione molto fresco. Andiamo adesso a sfumare leggermente i colori. Sfumiamo tutti i colori che abbiamo applicato. Fatto questo, vado a prendere il mio Etoile e lo vado a prelevare con il pennello, sempre un pennello a lingua di gatto, però questa volta è il 232 di Zoeva, e lo vado a mettere nell'angolo proprio interno dell'occhio per illuminare. Adesso è un colore matte che vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare, quindi vado ad applicarlo subito sotto il sopracciglio e in questo caso vado a prendere Butterfly. Adesso utilizzo il Super Liner Perfect Slim della L'Oreal, lo vado ad applicare ovviamente nella maniera più precisa possibile, attaccata alle ciglia. Parto dall'angolo esterno e vado a disegnare la collina. Mi fermo nella seconda metà dell'occhio, quindi mi fermo al centro della pupilla. A questo punto vado a piegare le ciglia, questo è uno step fondamentale. E vado ad applicare il mascara False Lash Architect, questo è nella formulazione waterproof. Questo è il risultato che ottengo con questo tipo di mascara sulle mie ciglia. Vado a prendere la mia matita magica, ovvero la Magic Pencil. Questa è la matita di Nabla. Io l'ho acquistata un po' di tempo fa, anche se da pochissimo tempo sono uscite anche le altre due colorazioni per pelli molto chiare e per pelli invece un po' più scure. E la vado ad applicare sotto la mia riga di eyeliner per definire ancora di più questa riga e per dare maggiore risalto all'angolo esterno dell'occhio. Con un pennellino piccolino, sempre di precisione, questo è sempre della Real Techniques e questo si chiama The Tailor Brush, che è questo proprio piccolino del set, quello lì dorato, e la vado leggermente a sfumare prima che si secchi. La vado a mettere anche un po' all'interno dell'occhio, all'interno, e la metto soltanto al centro però. Fatto questo, vado a prendere il correttore 0.1 di Nabla Under Eye Concealer nella colorazione appunto 01, la più chiara.
A proposito del bio, eccetera, io, come avrete notato, i prodotti che ho utilizzato finora, anzi, come noterete anche adesso per quanto riguarda la base, preferisco, mi piace molto usare prodotti comunque biologici o comunque con buon inci. Procedo con la base quindi e dopo aver inumidito la mia Beauty Blender, questa è della Real Techniques, è la Miracle Sponge, una cosa del genere, mi piace tantissimo e il prezzo è molto contenuto rispetto alla Beauty Blender originale, ma la performance è veramente ottima, io la trovo bene proprio. La vado ad inumidire appunto, quindi la utilizzo bagnata, non troppo ovviamente, e vado ad utilizzare una miscela di due fondotinta, uno che è molto leggero e in realtà è un fondotinta, però sembra ancora più leggero di una BB cream. E questo è il fondotint di Avril. Si chiama solo il fondotint praticamente. È questo qui con il packaging nero, molto semplice. E la mia colorazione è la clear, praticamente la più chiara, se non sbaglio. Mi sembra che ce ne siano due. Comunque ne vado a mettere un po' sulla mia mattonella. E poi, siccome questo ha una copertura bassissima, veramente serve leggermente solo per omogeneizzare, diciamo, l'incarnato, così, vado a prendere come combo il Sublime fondotinta della Puro Bio, un'altra marca che sto adorando perché ho tantissimi prodotti della Puro Bio e mi piacciono veramente tanto, la colorazione 02. E vado dal centro del viso, sul naso, verso l'esterno. Adesso, dopo aver steso il fondotinta e quindi fatto la base, vado a fare un leggerissimo, leggerissimo contouring, quindi non so neanche se posso definirlo tale, perché è veramente molto leggero. Quindi con la terra di sempre Avril, nella colorazione Doré, con questo pennellino piccolino da sfumatura, e questo è il contour brush, sempre di Real Techniques. Questa cosa la farò un po' sotto il naso, vado a mettere poco sotto il naso, anche un po' sotto la mascella e un po' ai lati della fronte, giusto pochissimo. Adesso invece prendo il pennellone da cipria, sempre Real Techniques, questo è il powder brush, è veramente ampissimo, mi piace tanto, e vado a prendere in questo caso la cipria di Benecos, questa è la compact powder nella colorazione porcellana praticamente, porcelain. Vado al centro del viso, che è la parte che si lucida maggiormente, quindi la zona T, e bene anche sul mento, vado un po' anche sulla guancia, all'interno. Adesso prendo il blush e oggi utilizzo una miscela tra due dei blush che sto utilizzando nell'ultimo periodo, che sono uno il blush di Benecos nella colorazione Sassy Salmon, che è questo qui, e l'altro è di Essence, anche con questo mi trovo bene perché è molto pigmentato e poi sempre, ha sempre un buon inci. Questo è il numero 70, il numero 70, Kissable è il nome. Ancora non è tempo di uscire, quindi vado a mettere soltanto un balsamo. In questo caso utilizzo il dolcilabbra alla nocciotella di Alchemilla. Saporito proprio, lo mangerei. Quindi, Madonna mia, buonissimo. Se non avete provato questi balsami labbra di Alchemilla, vi consiglio, straconsiglio di provarli perché non ne rimarrete assolutamente deluse, anzi. Il make-up è finito, io spero vivamente che vi sia piaciuto perché questo è il mio primo make-up tutorial, è molto semplice, è da giorno come vi ho detto più volte, ma comunque può essere utilizzato anche di sera se magari sulle labbra poi andiamo ad usare con qualche colore abbastanza forte, con qualcosa di strong. Eccomi, allora ho sciolto i capelli, quindi questo è il trucco finito.
Quindi vi saluto e al prossimo video, spero.